In questo video ti spiego le tre ragioni per le quali il 99% dei dropshippers non hanno successo. E bentornati gladiatori in un nuovissimo e importantissimo video. Prima di tutto lascia un bel mi piace sotto questo video per pompare l'algoritmo di YouTube al massimo e assicurati di iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche proprio qui. Ma partiamo subito con le tre ragioni principali per le quali i dropshippers non hanno successo. Ben il 99% di essi falliscono. Quindi se tu stai facendo dropshipping, assicurati di vedere il video fino alla fine perché prima di tutto uno di questi errori sicuramente lo stai commettendo anche tu. Errore numero uno. Errore numero uno in assoluto che i dropshippers commettono è quello di mollare troppo presto, ovvero quando hai un prodotto, sai già che sta vendendo, perché fermarti subito? Devi semplicemente continuare a testare differenti creatives, differenti segmenti di pubblico per capire esattamente che cosa non va bene nel tuo funnel di vendita. Quindi uno degli errori più grandi in assoluto è quello di smettere di testare e soprattutto non calcolare esattamente che cosa non sta funzionando, ok? Se noi prima di tutto ci focalizziamo sulla sorgente di traffico, dobbiamo capire esattamente perché non stiamo ricevendo abbastanza traffico o se quel traffico è di qualità oppure no. Quindi, una volta che il traffico arriva sul nostro sito web, che cosa succede? Aggiunta al carrello, non aggiunta al carrello, arrivano al checkout, poi si fermano. Perché acquistano? Perché non acquistano, ok? Una cosa che puoi fare se tu stai facendo dropshipping, ma in generale nel mondo dell'e-commerce, è proprio chiedere, ok, ai tuoi potenziali clienti, quelli che hanno abbandonato il checkout, gli chiedi esattamente perché non hanno completato l'acquisto. È gratis, non ti costa nulla, hai i loro numeri di telefono, hai le loro email e in quel caso semplicemente capirai perché non stai vendendo, ok? Quindi non devi assolutamente mollare mai, soprattutto all'inizio, soprattutto se hai un funnel strutturato, un prodotto che vende, non devi assolutamente mollare. E questo, ragazzi, ve lo ricordo, il dropshipping, come l'e-commerce in generale, come il private label, come qualsiasi business online, è un business, quindi è un'attività commerciale vera e propria, non è un gioco, non è uno scherzo, non devi assolutamente prenderlo come tale. Quindi non facciamo le cose a caso, mi raccomando, ragazzi, nel dropshipping, così nella vita, in qualsiasi altro business. Online non vuol dire che è più facile o più semplice, ma semplicemente che si può scalare a livello globale, in qualsiasi lingua, in qualsiasi paese, e questo è il vantaggio grandissimo del dropshipping e dell'e-commerce. Ora passiamo al secondo errore che la maggior parte dei dropshippers e a causa del quale più del 99% dei dropshippers falliscono è che non bisogna assolutamente tralasciare il customer service, ovvero il servizio clienti che andate ad offrire ai vostri clienti potenziali, non potenziali. Dovete sempre creare un engagement a livello di vendita, ok? Non esiste soltanto la vendita, dovete creare un ecosistema intorno al vostro brand. Questo è un errore che molti commettono, pensano solamente: ok, faccio il negozio Shopify, metto il prodotto dropshipping in vendita online e magicamente le vendite arrivano. Metto qui spaparanzato, così tranquillo, ad aspettare che i soldi entrano automaticamente. Invece no, ragazzi, questo è un secondo errore che inizialmente non c'è niente di passivo, successivamente sì, quando avete già tutta la struttura completa che vi sorregge il traffico, che vi sorregge il customer service, che vi sorregge soprattutto il fulfillment dei vostri ordini, ovvero la spedizione, la consegna, il packaging, tutto quanto, tutta la struttura dietro, ok, non solo la vendita, ma anche la struttura dietro. A quel punto possiamo definirla passiva, anche se dobbiamo comunque gestire le inserzioni Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok, tutto il social media marketing in generale. Ovviamente non è passivo, però si può automatizzare.
soprattutto dopo che stiamo iniziando a guadagnare in maniera continuativa giorno dopo giorno con costanza. Quindi non un giorno vi fomentate che avete fatto un sacco di vendite, il giorno dopo magari è così così, dopo due giorni già crolla tutto. Intanto non vi impanicate, è tutto a posto, fa parte del business, non è un posto fisso o cose del genere che vi raccontano a scuola o che avete visto nei film. È un business, quindi può essere che un giorno vi va bene, un giorno vi va male, ma solitamente, specialmente con Facebook Ads, male che va, se avete fatto tutto correttamente, male che va è un giorno a settimana che può andare male, ma solitamente Facebook cresce in maniera costante, se, ripeto, se avete fatto tutto in maniera coerente e corretta. Ora passiamo al terzo punto fondamentale del nostro video, ovvero perché la maggior parte dei dropshippers, più del 90%, 99%, falliscono subito entro un mese perché fanno questo errore madornale, ovvero non si focalizzano sui margini e sulla tipologia di prodotto. Ora, uno degli errori che vedo fare più spesso, soprattutto adesso, in questi, diciamo, in questo periodo storico, a differenza di qualche anno fa, dove essenzialmente sì, il dropshipping era meno tra virgolette saturo, tra virgolette, anche se la saturazione in verità non esiste, perché c'è sempre un modo per migliorarsi, semplicemente fare un marketing migliore. Vi assicuro, ragazzi, se voi date un'occhiata in giro su Facebook, sugli strumenti che vi metto a disposizione con il Montana Winning Products, Montana Dropshipping Formula, per scoprire i prodotti vincenti, vi assicuro che noterete che ci sono delle persone che vendono gli stessi prodotti, però delle persone vendono e delle persone non vendono. Quindi delle persone guadagnano, delle persone non guadagnano. È così perché quelle persone che guadagnano, quindi stanno facendo un sacco di soldi, semplicemente hanno un marketing migliore, un funnel migliore, una comunicazione migliore, un social media marketing che funziona ed è efficace, mentre gli altri no. Ok, questa è la differenza. Anche ci sono persone, ragazzi, non è che c'è una persona che vende un unico prodotto e tutti gli altri stanno lì a guardare, aspettare. No, ci sono sempre i competitors che piano piano, migliorando le loro tecniche di marketing, quindi la loro comunicazione, vendendo lo stesso prodotto, riescono a mangiucchiare quella fetta di torta, ok? Della torta complessiva, del, possiamo chiamarlo, competitor principale. Però, ragazzi, se il mercato è grande, il mercato c'è, quella nicchia di mercato è profittevole, non c'è alcuna ragione per la quale non dobbiate guadagnare anche voi, ok? Quindi questo è un aspetto fondamentale da capire, ovvero capire esattamente la nicchia di riferimento, che cosa si sta vendendo, cosa sta vendendo adesso e perché sta vendendo, ok? Uno degli aspetti fondamentali del dropshipping è quello di seguire i trend, ok? Molte persone si focalizzano su prodotti che magari non vendono più come prima. Viene in mente la nicchia fashion, che è molto più complicato adesso vendere prodotti nicchia fashion rispetto a qualche anno fa, perché adesso c'è tutta una cultura un po' una cultura modificata del fashion rispetto a qualche anno fa, quindi non sono più prodotti che vanno come prima, anche se si può tranquillamente vendere in dropshipping anche prodotti fashion, perché la nicchia fashion, la nicchia della moda, ragazzi, è una delle più grandi in assoluto a livello globale. Però dovete prendere in considerazione il fatto che è diverso, ok? Non basta che prendete il sito Shopify, prodotto dropshipping, fashion, e lo buttate lì, fate due inserzioni e sperate di fare i miliardi, ok? Non funziona così la vita, funzionava un po', diciamo, prima in maniera diversa, ma adesso non funziona più, quindi dovete aggiornarvi. Vi ricordo, ragazzi, che proprio come nella legge di Darwin, sopravvive chi è capace ad adattarsi, ok? Quindi voi dovete essere capaci di adattarvi ai cambiamenti sociali, economici e in questo caso del dropshipping e dell'e-commerce, che ricordo che è sempre in evoluzione, non smette mai di fermarsi, è sempre un business in salita, può solo che migliorare e aumentare i margini
di guadagno solo per chi ovviamente rimane aggiornato, studia, non fa le cose a caso ed è capace ad adattarsi ed evolversi dal punto di vista del business. Se non hai capito qualcosa, se hai qualche domanda, qualche dubbio, me la fai qui sotto nella sezione commenti, andrò a risponderti personalmente a qualsiasi tipo di dubbio e domanda. Ti metto qui di fianco a me il prossimo video che devi vedere assolutamente, quindi non perdere più altro tempo, il tempo è letteralmente denaro, clicca sul prossimo video qui, iscriviti al canale e metti mi piace. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video.